Buongiorno a tutti amici del canale. La scorsa settimana, anzi direi questa settimana, siamo stati col mio amico Claudio e qualcosina avevamo trovato, ma poca roba, un paio di funghi, comunque ve li faccio vedere. Eccoci qua col Claudio, dai. Siamo nel luogo dove l'altra volta ho lasciato quei funghi. Ci sono, ma li lasceremo ancora, dai. Li lasceremo ancora perché... Guardate, sono così, vedete, Li lasci per qualcuno simpatico, e li dai. lasciamo per qualcuno simpatico, dai, cosa dici? Sì, ci Non è mancherebbe. che prendiamo quella roba, ora vediamo cosa c'è, dai, facciamo Magari dopo un quelli. giro. Allora, faccia felice Eh sì, del grande abbiamo Claudio, scappottato. sconsolato, che mi sta dicendo, ma non ce n'è, non c'è Abbiamo niente. scappottato. Omaggio Vedi, stasera. ma ti porto mica nei miei posti, ti porto nei tuoi posti. Ah, ecco, grazie. Finale di Coppa Italia Inter-Fiorentina. Non Inter-Fiorentina. raccontiamo fandonie. Vieni, vieni a vedere, Marco. Ma è bello questo, lo possiamo raccogliere Sì, lo raccogliamo anche perché la lumaca ci ha o no? Oh, pensato. bell'importo. Guarda, guarda, Guarda che purtroppo. roba di... Però Però dai. la grandezza è oltre la moneta da No, anche perché 2 euro. poi se lo mangiano, Eh sì, beh, dai. Eh? peccato. Dai, va bene, dai, scappottato Scappottamento 2023. 2023. Andiamo avanti, dai. Ora sono tornato sabato e ho fatto un po' di giri, un po' di qua, un po' di là, un po' su, un po' giù, un po' conosciuti, un po' sconosciuti, però adesso qui c'è lui, dai, c'è, a forza di girare. Sempre boschi bellissimi, nel misto castagno faggio pino. Ho fatto due passi e ho detto, ma chissà, e invece poi lo vedo, è lì, è lui, è un solitario come tutti, però c'è un però ragazzi, c'è questo però qua, guardate che però, guardate che cosa. Bellissimo. Ora lo raccogliamo, dai. Ragazzi, faccia felice vuol dire che abbiamo di nuovo trovato un altro bel porcino, dai. Li abbiamo cercati, li stiamo cercando, anche se siamo noi che abbiamo troppo fretta, la natura ha i suoi tempi, è piovuto tantissimo, come mi ripeto, a maggio, quindi bisogna aspettare ancora un attimino, ma in pinicola in costa sud ci sono, dai. E questo è un signor pinicola. Un vero pinicola, Pinicolaus, come dice il mio amico Marchino. Ciao Marchino! Guarda che bello! Vedete, già un po' avanti perché qui è costa sud, siamo al sole, è mezzogiorno, però ci sono. Dai! Allora, abbiamo finito il giro in questa zona e posso dirvi che tolte le zone dove c'era qualche faggio, come qui vedete che ogni tanto appare qualche faggio, non c'era praticamente vita, nel misto castagno pino non c'era niente, invece qui dove c'era qualche faggio abbiamo trovato quei due funghi, quindi state nel misto faggio perché il castagno puro pare che non stia ancora producendo. Allora, quando andiamo nei boschi dobbiamo cercare la conformazione tipica delle piante che non abbia troppa foglia, che sia aperta, pulita, con le piante spaziate e soprattutto che abbia un po' d'erbetta verde, così vedete. Ora sono arrivato in questa zona da sotto e guardate, qui c'è un altro fungo. Ci sono dei roveri in mezzo ai castagni, prima c'era il faggio. E ne ho visto già prima uno fungo. Ora qui, guardate un po', cavolo, cos'è un aereus questo? Un aereus di rovere. Un aereus di rovere. Eccolo qui, il rovere.
Praticamente nel misto c'è anche qualche faggio, dai, rovere, castagno e faggio, però qui predominano i roveri. Guardate com'è pulito, là ci sono di nuovo i faggi. Ora andiamo a raccogliere quell'altro che ho visto, perché poi diamo un'occhiata qua a questa zona. Comunque ragazzi, un aereus, incredibile. Allora, vi faccio vedere quell'altro che dovrebbe essere una prima valutazione, un Edulis, credo. Quindi, se fosse così, abbiamo trovato Edulis pinicola. Vediamo un po', no, forse anche lui è un... Sì, è un nero, un Aereus, dai. Due Aereus. E allora sono arrivato in macchina, ho fotografato quei funghi e sono arrivato alla conclusione che quei due che credevo fossero Aereus sono pinicola, può darsi pinicola di rovere, ma comunque pinicola perché facendo la foto si sono distinti bene e praticamente erano uguali agli altri, dai. Eccolo qui il pinicola, dai, vicino a un rovere. Però ci sono tanti faggi, lo lasceremo qui perché è veramente piccolino, guardate. Bellissimo. Va bene, dai, altro pinicolino qui, sto scendendo da quella zona dove ho trovato i due aerei, sono salito fino su in cima a vedere com'era. E diventava di nuovo faggio puro, quasi misto, pochi pini, qualche castagno, ma proprio rari rari. Invece qui adesso di nuovo nei faggi un bel pinicola, dai, un bel pinicola, e oggi sono contento perché qualcosina di più dell'altra volta abbiamo trovato questa zonetta. Guardate che bello, questo è bello. Chiudiamo il buco, ok. Allora, la battuta è finita, vi faccio vedere il magro raccolto. Va bene, dai, ci siamo divertiti. Queste che sembravano Aereus sono rossi, anche loro sono pinicola, un po' così, ma va bene, dai.